questa manovra che ha varato la giunta di Ignazio Marino vi convince oppure no? Ma assolutamente no, perché intanto attendiamo di acquisire gli atti della delibera di giunta, ma solamente oggi abbiamo appreso da alcuni quotidiani di una serie di tassazioni rispetto alla piccola e media impresa. In questo senso parliamo di attività commerciali, attività di vicinato, parliamo di riduzione ai municipi, guardiamo anche la riduzione ai dipartimenti di una certa rilevanza, perché quando si parla di scuola, quando si parla di ambiente, quindi quando si parla di ambiente significa del verde pubblico, dell'arredo urbano, dei parchi giochi, di quella che può essere le piste ciclabili nella nostra città, di tanti altri investimenti anche sulle strade, sicuramente non può essere una linea morbida da parte del PDL. Certo è che il PDL farà una serie di proposte entro questa settimana, che dovranno essere delle proposte in qualche modo accettate dalla maggioranza attuale, perché questo sta a significare intanto una mancata concertazione e di rispetto verso il PDL, ma soprattutto una mancata risposta ai cittadini romani, perché le nostre proposte andranno nel senso comunque che è quello prospettato da parte dei cittadini, quindi degli investimenti delle scuole, gli investimenti delle strade, comunque una rivisitazione anche di quelli che sono i costi standard dei fitti passivi e tutta una serie di beni di alienazione che devono avvenire entro dei termini ben prefissati, perché crediamo che questa città meriti molto di più.